adesso poi un altro gol molto importante per il Cagliari l'ho segnato l'anno che sono stato 5 mesi fuori, che mi hanno ceduto al Genoa, poi io non ero andato, c'era Olivieri, fumato via Olivieri, Giagnoni mi richiamò e diciamo che il gol importante per il Cagliari fu l'ultimo gol della vittoria 1-0 con Vicenza, con la salvezza. Però il gol che ricordo sempre è il gol che ha fatto a Rossi del Cesena sul calcio di rigore, la prima partita al Sant'Elia, dopo che in quell'anno lì 6 compagni avevano sbagliato 6 rigori. Alla prima partita al Sant'Elia, perché avevo già esordito a San Benedetto, calcio di rigore, tutti si guardano, Giagnoni chiama me e dice no, mi fido di te, calcia tu. Insomma, dopo che 6 avevano sbagliato, andare sul dischetto del rigore, calciare, quando stai rientrando dopo 5 mesi che non giocavi, insomma, è una cosa difficile, la porta era piccolissima. Con Rossi poi alto 2 metri. Di non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. È stata una settimana particolare, fatta di chiacchiere, polemiche, di cose che sono andate un po' oltre quello che doveva essere la realtà. Si trattava oggi di verificare quanto poteva aver influito all'interno dello spogliatoio, e devo dire che la risposta data sul campo è sicuramente la migliore, che è chiaro può farci sperare, non è che abbia risolto i problemi. Tanto a mio giudizio questa è stata la miglior partita che abbiamo giocato in questo campionato. Con questa vittoria non abbiamo risolto i problemi, però abbiamo mantenuto se non altro vive le speranze. Sarà l'inizio della rincorsa che culminerà con la vittoria all'ultima giornata sul Vicenza. Il gol di Piras sarà l'8° in 14 gare. Non riesco a parlare più, abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta. Andata, sofferta ma andata. Questo Vicenza d'altronde ha dimostrato di essere un ottimo organico, ha giocato la partita. Spesso e volentieri, soprattutto noi non riuscivamo a raddoppiare e c'era sempre la paura, si è avuto paura fino al 90° di un eventuale pari che finiva per condannarci. La squadra ha iniziato a mio giudizio molto contratta all'inizio della partita. Poi il secondo tempo, quelle 3 o 4 occasioni non sfruttate, hanno fatto, vieni Nicola, ci hanno portato così a trovare il raddoppio, però il raddoppio non è arrivato, si è sofferto fino alla fine. Molte occasioni. Nel secondo tempo direi di sì. Pubblico G. Stupendo, eccezionale, veramente. I guai combinati da Olivieri e i 5 punti di penalizzazione per la stagione successiva renderanno impossibile la rincorsa nell'ultima stagione in rossoblu di Gigi Piras. Giagnoni farà le cose in grande, compresa una magica cavalcata in Coppa Italia. Beh, ricordo forse il gol di Torino, aiutami però che io sto invecchiando. No, io ricordo un gol Coppa Italia. Credo 1985, il gol del pareggio che eliminò la Juventus dalla Coppa Italia e proiettò il Cagliari che retrocedeva, se non ricordo male. Dalla B alla C? Sì. Dalla B alla C, Giagnoni, dalla sì. B alla C con Giagnoni e grazie a quel gol di Piras, ricordo uno di quei gol belli da raccontare. Through the trees and the
campionato sarà retrocessione. A Pilas rimarrà un patrimonio incalcolabile di stima e amicizie. Ricordo Arrica, per esempio, lo ricordo per una sfumatura, un particolare, lì si dimostra persona molto sensibile. Quando io andrei, dopo che feci il gol in Serie A, l'anno successivo andavo in ritiro e lì si discutevano gli ingaggi, una volta venivano definiti per il rinnovo dei contratti di oggi. Entrarono tutti, uno degli ultimi chiamò me, mi fece davanti questa scrivania che mi sembrava grandissima con quest'uomo, anche se era un uomo piccolo che per me era una persona importante che doveva un po' decidere. E quindi io avevo intenzione di chiedere una certa cifra, mi sedetti di fronte a lui e disse: Pilas, ma tu l'anno scorso prendevi qua? Sì, ha ragione, gli altri, però guarda che io ho 10 fratelli, la devo aiutare mio padre. E quindi è lì, lui mi guardò e dice: va bene, e mi diede quasi il doppio dei soldi che gli volevo chiedere. Quindi voglio dire, non erano grossi soldi in quel periodo, se parliamo magari di 4 milioni me ne diede 7, insomma, però parliamo del 73, insomma, però... Ecco, poi mi vennero incontro la società da quel punto di vista, sia con Dottor Falda che De Logo e Arrica, mi vennero incontro per il fatto degli occhi, perché oggi sembra una piccolezza, ma quando giocavo io, insomma, oltre 30 anni fa, questo fare delle lenti a contatto, di non vederci bene era una cosa... erano dei problemi, quindi mi aiutarono a risolvere, mi pagarono tutte le spese, mi mandarono con Dottor Falda in Svizzera, quindi poi tanto tempo a Torino per provare queste lenti nuove, infatti mi allenavo anche col Torino un periodo, proprio perché dovevo stare lì tanti giorni. E quindi anche questa fu una dimostrazione della società che credeva in questo ragazzino, insomma. Un calciatore d'altri tempi, uno di quelli che ha la maglia stampata nella pelle. Un calcio antico che si basava soprattutto sui valori dello sport, più che su quelli del mercato. Penso di aver fatto una bella carriera, se me lo dicessero oggi, da quando ero ragazzo non ci avrei mai creduto, 16 anni al Cagliari, capitano di questa squadra per oltre 150 partite o 200, il giocatore che ha giocato più partite nella storia del Cagliari, quello che dopo di Riva ha segnato di più, insomma, quindi per un ragazzino che ha 16 anni arriva da Selarcius, penso che andare via 34 anni da questa società, anche se ho chiuso in una maniera che non mi sarebbe piaciuta, ma le polemiche lascerei io. Ho sempre voluto bene al Cagliari, ho sempre amato il Cagliari e sempre amerò il Cagliari.